siamo arrivati a Villa Pisano. Siamo a Villa Pisani, siamo entrati e c'è tutte le statue di Villa Pisani. E anche qua di Sagabrix. Che praticamente all'ingresso c'è figata. All'ingresso c'è a sinistra la villa e a destra il parco. Adesso andiamo a vedere tutti e due. Sono del 700, che sono per l'appunto i pisani, e poi mi sono seguiti dal tempo, ne ho avuti altri. Poi ha ospitato anche Hitler e Mussolini nel 35, e prima che facessero gli accordi. E comunque tutta la villa è costruita con questi affreschi, hanno vari significati, e è molto bello. Bellissima visita guidata, voglio fare sempre visite guidate. Cosa ti ha raccontato? Di tutto, di cose di Napoleone. Ma perché siete tornati anche al bagno? Perché ti ho fatto vedere che la vacca era interrata in un unico pezzo di marmo. Basso, si pensa che adesso si va via. Tipo faccio come te? Sì, ma da dov'è che si inizia? Allora, questa vasca alle mie spalle qua sembra bassa, ma in realtà è alta 7 metri, è fatta tipo a cono. E si dice che prima della durante la prima guerra mondiale facessero gli esperimenti con le armi qua. E questa è la villa. Il padiglione da quale si vedono tutte le strade. E qui c'è anche il duco che vede il cielo. Qua vedi la statua, qua vedi questo padiglione, qua vedi quell'altra statua, qua vedi questo e qua vedi... Adesso, siccome si è fatta una certa ora, andiamo a mangiare. Oh sì. Tacchino, pane e si vola. Oh sì. Sì. È la vita. È la vita. Andiamo a vedere il labirinto. Sì, diciamo, guarda, prima posso scudere io, poi andiamo al labirinto. Ok. Facciamo il giro dall'altra parte. Ma ricordo che tu hai fatto la porta del labirinto è attaccato al labirinto. Ok, queste alle mie spalle sono le scuderie della villa. Queste qua. Poi, qui c'è la villa. Prima eravamo lì. Adesso siamo venuti qua alle scuderie. Poi qui c'è la piscina, la fontana. Alta 7 metri.
e qui alle spalle abbiamo la scuderia di prima che dicevo. Bellissimo. Ah, c'era Vittorio Emanuele II. Vittorio Emanuele II, che aveva l'amante che era la bella Rosina, che poi è diventata la sua moglie morganatica. Cioè vuol dire che lei non era dello stesso rango, quindi non era nobile come Vittorio Emanuele II, e quindi non ha preso il titolo nobiliare. E gli piacciono le donne grasse. Gabrix. Mi piacciono le donne grasse. Siamo al labirinto. Noi quale facciamo? Noi la prima. Voi la prima, noi? Anche noi. Sono la prima io. Dai, venite! Vengo io. Vai, passo. Ok, abbiamo preso la prima. Chissà prima se è quella strada. Giusta. Poi al labirinto si arriva sopra. Ora ci sono due. Ah no, una strada. No. Ok, ottimo, noi abbiamo sbagliato strada. Siamo stati andando indietro. Era sbagliata la nostra. Te sei già arrivato? Non dirà. E lei è già arrivata. Oh sì, ce l'abbiamo fatta. E dopo 20 minuti ce l'abbiamo fatta. Ok, questo era il labirinto. E adesso il problema è anche tornare indietro, perché non è che sono uscita dritta e tutto indietro, bisogna rifarsi tutto il labirinto, tutto il labirinto. Ce l'abbiamo fatta anche a uscire. Oh sì. Fatti così che fanno. Non voglio il cappello, mi hai accecato. Scusa amore. Adesso un po' di riposo. Questa qui alle mie spalle è la mostra del giardiniere. C'era un museo fotografico, tipo costumi, abbigliamento dei veneziani. Carino, però nulla di speciale. Non so cosa sia effettivamente, però era uno dei posti da visitare, per cui eccoci. Una delle cose belle di questa regia è che molti personaggi illustri e famosi dell'antichità hanno soggiornato qui per un po', come Napoleone, che ha soggiornato in una delle stanze del palazzo. E gli era stata fatta una vasca apposta e che però per lui era troppo alta e aveva paura di annegarsi. Sta dove siamo stati all'inizio. Qui c'è un'altra parte e comunque adesso siamo ai giardini. Allora, la villa è finita, molto molto bella, ma provata.
La consiglio a tutti, quindi se vi trovate nei pressi di Stra, fateci un giro, assolutamente. Molto 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 figo. Buona.